Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Ormai ne abbiamo la sicurezza, la certezza granitica, la verità totale. Avremo un nuovo film del Monsterverse grazie al successo di Godzilla X Kong: The New Empire. Insomma, la nostra amata saga che vede protagonisti Godzilla, Kong e tutti gli altri titani andrà avanti. E già questa è una bella notizia, ma lo si sapeva già, l'avevamo capito. Il film ha incassato tantissimo, tutti felici, tutti contenti. Ebbene, cominciamo ad avere anche le primissime informazioni in merito a questo nuovo film. Sono informazioni ancora abbastanza generali, non si conoscono ancora i dettagli, ovviamente, però vorrei comunque condividere con voi quel poco che sappiamo, anche per fare qualche speculazione in merito. Possiamo essere ottimisti? Beh, lo scopriremo a breve. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. La principale notizia che arriva su questo nuovo film del Monsterverse, di cui, ripeto, non conosciamo trama, cast, titolo, niente, è il fatto che Dave Callahan sarà colui che dovrebbe scrivere il nuovo film. Chi è questo Dave Callahan? Un nome che forse così di primo acchito non vi dice niente? Non è forse il più famoso dei lavoratori di Hollywood, però è uno sceneggiatore che ha lavorato a diversi progetti, anche piuttosto grandi, e ha anche lavorato già nel Monsterverse. Il nome di Dave Callahan è infatti collegato a Godzilla 2014, in quanto lui scrisse uno dei primi copioni. Di questo ne riparleremo tra poco perché vorrei approfondirlo meglio. Inoltre, Callahan ha lavorato anche a Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, un film Marvel, forse non il migliore film della Marvel in generale, ma tra gli ultimi usciti, secondo me, resta uno dei più godibili. Ha lavorato anche a Spider-Man Across the Spider-Verse, film invece di grandissimo successo, ma ha collaborato anche in maniera meno intensiva, meno profonda, anche ad altri progetti di grande successo, come ad esempio The Dark Knight, come ad esempio The Walking Dead e anche Andor. Quindi, insomma, questo Callahan è un nome che ritroviamo spesso come collaboratore, come colui che ha anche scritto varie serie o film che comunque un po' di successo l'hanno avuto. Rimanendo nel Monsterverse, oltre a Godzilla 2014, troviamo il nome di Callahan anche in Godzilla King of the Monsters e ha coscritto Godzilla vs Kong. Quindi, diciamo, nel Monsterverse è bello inserito, è bello noto. Come accennavo prima, lui scrisse anche la prima sceneggiatura, il primo copione, la prima storia di Godzilla 2014, quando ancora sarebbe stato Godzilla 2012, nel senso che lui scrisse questa prima trama 2 anni prima dell'effettiva uscita. Diversi elementi della prima storia proposta da Callahan sono effettivamente confluiti in Godzilla 2014, quello di Gareth Edwards, nonché uno dei migliori film del Monsterverse. Alcune cose appunto sono state mantenute, ad esempio fu Callahan a ideare i Muto. I Muto sono i mostri, diciamo, al 100% del Monsterverse, forse meglio riusciti in assoluto. I vari Ghidorah, Godzilla, Kong, Mothra non contano perché sono personaggi che vengono da fuori del Monsterverse. I Muto invece sono un'invenzione al 100% del Monsterverse, a me sono sempre piaciuti molto e sono proprio figli della penna di Callahan. Ovviamente alcune delle idee di Callahan vennero poi scartate per realizzare Godzilla 2014, ve ne cito alcune così a mo' di curiosità, ad esempio lui aveva pensato che Godzilla sarebbe stato ritrovato nel ghiaccio, congelato nel Nord Pacifico, e che l'umanità avrebbe dovuto in qualche modo scongelarlo per combattere contro la minaccia dei Muto, andando quindi a liberare il campione dell'equilibrio per salvare il pianeta. Vi era comunque una battaglia su una città americana, vi era l'uso di armi nucleari, vi erano appunto Muto maschio, Muto femmina, poi altre differenze, magari. Se questo argomento vi interessa, potrei anche dedicarci un video appunto a questo Godzilla 2014, che è in realtà Godzilla 2012, giusto così per fare un po' di contenuti curiosi. Ad ogni modo è chiaro che il lavoro di Callahan fu di qualità, e infatti lui fu poi confermato in altri film del Monsterverse. Se il suo approccio e le sue idee non fossero piaciute già nel 2014, non l'avrebbero coinvolto nuovamente in Godzilla King of the Monsters, in Godzilla vs Kong e via discorrendo. Quindi cosa possiamo aspettarci dal coinvolgimento di Callahan? Secondo me possiamo essere ottimisti, nel senso che è una figura già coinvolta nel Monsterverse e già abituato a franchise ovviamente importanti. Probabilmente verrà affiancato da altri. Sappiamo che il regista del nuovo film sarà Adam Wingard, che ha più volte dichiarato di voler fare una nuova pellicola incentrata principalmente su Godzilla.
e la collaborazione di Callahan può andare ulteriormente in questa direzione, visto che lui aveva scritto una storia, quella appunto di Godzilla 2014, che era incentrata proprio solo sul Re dei Mostri, perché comunque Godzilla 2014 vede Godzilla al centro di tutto. Lo so che si vede poco, che i combattimenti sono pochi, ma lui lì è il protagonista assoluto. Ci sono i Muto, lo sappiamo, però insomma lì Godzilla è il campione, punto e fine. Quindi insomma la Legendary sta andando sul sicuro, va su un regista che ha già diretto film del Monsterverse, Wingard, e uno sceneggiatore, un ideatore di trame, che ha già lavorato con il Monsterverse, che ha appunto lavorato anche con la Marvel, con altre grandi saghe, quindi le cose si stanno facendo seriamente. Non si stanno prendendo dei dilettanti o si sta improvvisando e vediamo cosa succede. Il Monsterverse in questo momento ha un grande, grande successo. Sappiamo che ci saranno nuove serie, ne ho parlato in un video, ci saranno appunto nuovi film, non sappiamo quanti, sicuramente uno, ma chi lo sa. Non possono quindi permettersi di sbagliare un film, perché per quanto appunto il Monsterverse sia molto solido in questo momento, un flop cinematografico, un fiasco in cui gli incassi sono pochi o comunque che coprono appena appena le spese sarebbe il colpo fatale per questo universo condiviso, perché lo sappiamo che vive sempre un po' alla giornata. Una domanda potrebbe sorgere spontanea: visto che Godzilla e Kong il nuovo impero è andato così bene, si rimarrà su questo stile molto colorato, vivace, un po' ignorante? Adam Wingard in realtà ha detto che probabilmente abbandonerà questo stile molto era Showa nel prossimo film per tornare a dei toni e delle tematiche un pochino più serie. Questo Godzilla e Kong insomma è stato un po' il momento di massima ignoranza del Monsterverse, di massima allegria, vivacità, per poi magari tornare su un approccio più simile magari non a quello di Godzilla 2014, ma a quello di Godzilla King of the Monsters, dove c'era molta epicità, c'erano comunque bei combattimenti, ma meno, ripeto, ignoranza, perché è l'unica parola che descrive certe scene di Godzilla e Kong. Ignoranza che è sanissima e va benissimo, e secondo me hanno fatto molto bene a fare un film così sopra le righe, però ovviamente farne tanti così dopo un po' stancherebbe. Quindi Wingard è di questa idea e Callahan secondo me ci andrà dietro, perché comunque si è dimostrato capace di scrivere storie serie, quindi non solo storie di scazzottate giganti, che comunque ci saranno, e quindi insomma le vibes che ho dopo questa notizia restano positive. Chiaramente attendiamo tutti ulteriori informazioni, dichiarazioni, rivelazioni che vi porterò qui sul canale, ma intanto gioiamo del fatto che Legendary si sta già muovendo per fare questo film. Quindi quando uscirà? È la domanda che ci poniamo un po' tutti. Non penso che ne faranno uno all'anno, quindi secondo me non uscirà l'anno prossimo, ma uscirà l'anno dopo ancora, quindi 2026, secondo me. Poi non si sa mai che fa la pazzia e ce lo troviamo nel 2025, ma ne dubito sinceramente, anche per non mettere troppa carne al fuoco. Poi vedremo, nel senso, se poi l'anno prossimo uscirà un altro film di Godzilla, io non è che mi lamenterò, purché ovviamente sia fatto con qualità e senza fretta, perché con la fretta poi magari si rischia di semplificare un po' il tutto, di fare un po' appunto così approssimativamente. Speriamo di no. Ad ogni modo ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere anche le vostre sensazioni dopo questa notizia e fatemi sapere che cosa vi aspettate dal prossimo film del Monsterverse. Tenete appunto in considerazione che 99 su 100 avrà come protagonista Godzilla. Deo gratias. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, perché no, attivate la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e Tipeee, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!